Allora Sabino, al di là della partita di oggi, durante la settimana hai detto qualcosa secondo me di molto importante riguardo alla violenza. Oh, sì, le circostanze mi sembra che lo richiedevano. Ti riferisci allo sciopero, alla giornata di sciopero annunciata? Sì, indubbiamente sì, si deve fare qualcosa. Noi giocatori sarebbe opportuno che facessimo qualcosa. Naturalmente l'unica maniera per fare qualcosa è forse fare lo sciopero a favore di questa violenza, contro la violenza naturalmente. Un lungo, tristissimo, interminabile applauso per onorare la memoria del tifoso romanista Antonio De Falchi e per ricominciare ancora una volta dopo l'ennesima violenza figlia non solo del calcio, ma un po' anche di tutta la nostra società di oggi. Commozione. E poi ritorna a cose più futili con tanta nostalgia per Roberto Cruzzo, simbolo vincente di una Roma che fu. Il bomber per antonomasia saluta la telecamera. Sul finire dell'incontro, poi, chiamata a viva voce da uno stadio intero, con grande signorilità rifiuta di giocare anche solo pochi minuti contro il suo bellissimo passato. E poi la partita, la zona d'attesa dai meccanismi un po' arrugginiti di Nils Liedholm, quella con il pressing brioso e vivace operata dal signor Eriksson. Non accade nulla fino al 33esimo, quando una combinazione Dunga-Karobi porta il veloce Borgonovo alla conclusione di testa da due passi. Per Tancredi, al rientro dopo 3 mesi di panchina, veramente niente da fare. La Roma colpita si sveglia da lungo torpore e la reazione giunge immediata. Di Mauro, buona la sua partita, suggerisce per Feller, che offre un assist a Giannini, che sigla il pareggio. 1-1 e contro il caldo, un quarto d'ora tutti negli spogliatoi. La ripresa non offre spettacolo di alcun tipo, se non una serie di falli da entrambe le parti, con un super lavoro per Frigerio che distribuisce ammonizioni a chiunque li passi nei paraggi. Per Oddi i cartellini gialli sono addirittura due e quindi il difensore romanista si allontana dal campo qualche minuto prima della fine. A 3 minuti dal termine la svolta in attesa dell'incontro. Renato, appena entrato al posto di Giannini, organizza un numero di grande classe. Il tedesco volante Rudi Feller dà l'ennesima prova di coraggio e per la Roma, forse in una delle sue giornate peggiori, rimane un barlume di speranza per entrare in Coppa UEFA. Noi abbiamo avuto controllo. Durante la partita abbiamo controllato le cose abbastanza bene, nonostante questo riusciamo a perdere una partita che sembrava essere fatta tutto il secondo tempo. È un bel regalo che abbiamo fatto alla Roma oggi. Liedholm, squadra molto nervosa, c'era un po' il nuovo stadio, quello che era successo la scorsa settimana, o c'era anche qualcosa di strettamente tecnico? Ma eravamo un po' troppo nervosi tutti e due, specialmente la mia squadra, deve essere molto più tranquilla, ragionare di più, e invece la loro generosità delle volte è stato senza ragionamento e abbiamo molti ammoniti e avremo anche 3 squalificati.